Monitoraggio e supporto ai comuni della provincia di Pescara per l'accesso ai fondi del PNRR e l'attuazione dei progetti. Ha preso il via stamani il presidio territoriale permanente in prefettura Pescara a seguito di una convenzione tra il Ministero dell'Interno e quello dell'Economia per il sostegno, soprattutto ai comuni più piccoli, nel portare avanti i progetti legati al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Una sorta di tutoraggio non solo legato alla rendicontazione, ma anche sul fronte della sicurezza in relazione ai controlli antimafia sui quali si sta già lavorando da tempo, come spiega il prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Questo presidio territoriale sarà coordinato dal viceprefetto Pescara, dottor Losa, e dalla dottoressa Tintino Santo della ragioneria territoriale. Ci saranno rappresentanti della prefettura e della ragioneria provinciale con il compito di supportare i comuni sul tema del monitoraggio, della rendicontazione e ovviamente anche sul tema dei controlli antimafia. A questo proposito, come sapete, c'è già un altro gruppo che avevamo attivato da tempo e quindi continuerà a svolgere la sua attività. I recenti richiami del Presidente della Repubblica in qualche modo hanno anch'essi sollecitato questo confronto. Lavoriamo, questa è l'attività amministrativa, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto, stiamo facendo da mesi. Il confronto con loro è mettere a disposizione le condizioni tecniche sia della Prefettura e della Ragioneria territoriale a loro disposizione.